Il racconto di Anna Magnani, colonna portante del cinema italiano e internazionale, attraverso l'opera di una professionista senza tempo come Monica Guerritore, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa della leggendaria attrice, tra gli altri, di Mamma Roma, Bellissima, La Rosa Tatuata. L'evento, immerso nella natura dell'anfiteatro della Fondazione Vivarelli di Pistoia, è stato organizzato dal Premio Valle Corsi al 60° anniversario, che ha ospitato Guerritore, riconoscendole un premio alla carriera e facendola esibire sul palco con la lettura di un estratto di sceneggiatura da lei scritta per Anna, il primo film dell'artista romana in veste di regista. Vivarelli è stato per tantissimi anni, diciamo circa una ventina di anni, colui che ha realizzato le opere dei più grandi artisti e attori di teatro italiani. Ogni anno un attore veniva qui e riceveva il premio da Iorio Vivarelli, che era il suo ritratto. Quindi è importante festeggiare questa cosa con una grande attrice. Stasera abbiamo Monica Guerritore, veramente brava, quindi ci fa piacere festeggiare questo 60° con questo evento. Il premio nazionale fra i più importanti d'Italia, che ha registrato la presenza di tantissimi attori del primo Novecento, da Carmelo Vene a Gasma, Albertazzi a Dario Fo, che è stato un grande amico del premio, da tanta gente. Monica Guerritore, come tutti sanno, è un'attrice ormai di successo non solo in Italia ma a livello internazionale. Stasera si esibirà per noi, quindi esclusivamente per l'associazione Valle Corsi e anche per la fondazione Iorio Vivarelli, alla quale lei è stata molto attaccata e che conosceva molto bene Iorio. Appena uscita dal palazzo si appoggia al portone, prende aria. Quella notte vuole farla durare a lungo. Poi, a testa alta, fiera, comincia a camminare. Dietro di lei i gatti di Roma, in corteo, come se fosse il pifferaio di Hamelin.